tifosi tifano per questo o quell'altro giudice sportivo nella speranza che, cioè, siamo arrivati a dei livelli parossistici della vicenda. Ecco, e quello è un vero peccato perché la domanda, soprattutto nel calcio, è talmente ampia, articolata e ricca che veramente bisognerebbe fare uno sforzo collettivo di ripristinare un po' di correttezza anche nei comportamenti, nei commenti e tutto quanto, però mi rendo conto che è particolarmente difficile. Ad esempio, ultima battuta, no? In termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio, perché devo togliere i punti? Se io ragionassi come l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza, gli sequestro lo stadio, visto che è l'unica squadra che ha fatto lo stadio in proprietà, gli causo un danno economico su quello. Però credo che vada un po' ripensato tutto questo sistema, altrimenti è veramente un Lei aveva ripensato. casino. Io sulla giustizia sportiva avevamo avviato anche in parallelo a Sport e Salute una prospettiva di riforma, avevamo confidato che il sistema dello sport fosse in grado di riuscire in qualche modo a autonormarsi, però è estremamente complicato. Però è evidente che il sistema della giustizia sportiva concepito negli anni 60-70 adesso non può più funzionare, adesso Ci vuole più considero. terzietà. Credo che il ministro Abodi si stia lavorando, no, la terzietà c'è sempre, però anche qui innanzitutto non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano eletti insieme a chi vince dalle federazioni, cioè i presidenti delle federazioni poi si nominano i giudici federali, questa non è una roba, diciamo così, in assoluto. E poi parliamoci chiaro, lo parlo da, diciamo, rappresentante dello Stato, e noi abbiamo Consiglio di Stato, avvocati dello Stato, consiglieri della Corte dei Conti, che poi sono impegnati anche in faticosissimi processi sportivi, gratuitamente. Ognuno fare il suo mestiere, non so come dire, però Ma collocare il Senato a mettere lo sport in Costituzione si prevede un impatto favorevole? come? Collocare il Senato a inserire lo sport in Costituzione avrebbe un Quella, impatto quella economico favorevole? no, impatto economico non le vedo, è una cosa giusta, dopodiché, come ho detto prima, non sono le norme a fare i fatti li fanno le persone, gli uomini, e come in qualche modo riescono a calare la realtà.